Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Però, insomma... No, io devo dire, a parte che il servizio è molto simpatico e chiaramente apre con ironia ma con puntualità un'ulteriore riflessione che io faccio partendo però da quanto ho sentito da Claudio Tito e da Daniela Preziosi. Cioè, il tema è, allora, dire che in un paese civile non ci sarebbe più stato Berlusconi e dire che Berlusconi ha avuto un uso politico della giustizia, secondo me è un modo per sotterrare la testa rispetto a un problema che era più vasto. Perché, cito, ieri il capogruppo di Forza Italia, Cattaneo, ha ricordato che Berlusconi ha avuto 135 assoluzioni su 136 processi. Adesso, l'uno sicuramente pesa molto e nessuno si nasconde dietro un dito, non si è nascosto neanche Berlusconi, che è stato espulso dal Senato, come si ricordava prima, in base a una legge che lui stesso aveva votato, secondo me anche modificabile, ma comunque che c'era e che è stata rispettata. Però queste 136 attività giudiziarie nei confronti di Berlusconi, caso strano, partono tutte nel 1994, quando Berlusconi, tra virgolette, scende in politica. E anche qui, alla signora dottoressa Preziosi, dire che, partendo dal drago e le vergini, dire quindi Berlusconi, sì, è vero, qui è stato assolto, ma sotto sotto c'è qualcosa. No. Ma vuol dire, ma è questo il modo di continuare a sovrapporre un piano giudiziario con un piano politico? Dire, perché io non so se erano lui è un drago e le altre erano non vergini. Ma che può essere però anche una giudizia magari mal riposta, magari anche strumentale, però un rapporto improprio che c'era, ma non un reato. E allora, esatto, io mi chiedo, arrivo al servizio, chiedo scusa, vorrei concludere il ragionamento. Sì. Scusate, l'avete visto voi? C'era un avvocato, che era Paniz, contro un PM che era Di Pietro, seduto in Parlamento. Il Parlamento è stato trasformato per troppi anni, e ancora adesso lo è in gran parte, in un sottoprodotto dell'aula giudiziaria. E questo è l'errore, ed è questo che si continua a fare. Però su questo possiamo dire che su questo il tentativo appunto era di riportare in questa fase della discussione, lei ha fatto benissimo dal suo punto di vista a replicare e a dire le cose che intendeva dire, ancora una volta, diciamo, sul piano dei reati o dei non reati. Qui abbiamo cercato di spostare un pochino il discorso. Allora io le chiedo questo, è nella storia, ripeto, non di Fratelli d'Italia e quanto partito che nasce dopo, ma era già nato quando c'era questo servizio che appunto è del 2015 e riporta i fatti precedenti, diciamo, il rapporto di Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni con Berlusconi, Fratelli d'Italia nasce in un momento in cui, per nostro modo di vedere, il modo di fare politica del PDL era ormai sterile e non si poteva esprimere col senno di poi, voglio dire, quella scelta, insomma, l'abbiamo fatto. È chiaro, ripeto, che in un momento in cui c'è una contrapposizione così forte non permette di fare un ragionamento, se volete anche di crescita, di emancipazione, ognuno lo finisce come vuole, di un mondo che probabilmente non si sentiva rappresentato dalle uscite di Galan, forse neanche da quelle di Panis, che mi sembrava più tecnico, appunto più avvocatizio che politico, insomma, e che in quel momento però evidentemente contrapponeva una aggressione, a nostro modo, ingiustificata e molto forte nei confronti di Silvio Berlusconi e del centrodestra in generale, perché non c'era solo Berlusconi. Il centrodestra è stato attaccato in modo molto più ampio. Posso fare una domanda? Allora, può dire chiaramente se lei ritiene che quel voto, lei non era in Parlamento, se non ricordo, ma quel voto sia stato un errore? Ma guardi, il voto a favore del probabilmente adesso le direi di sì, però sinceramente, siccome non c'ero, non conosco esattamente la puntualità del voto, a vederlo così, diciamo, è chiaro che nessuno dice abbiamo fatto questo. Magari Claudio Brachino, poi ti...